queste sono le Topo Phantom 3, rappresentano una scarpa Drop 5 che potrebbe essere utilizzata per chi cercasse una stabilità ma al tempo stesso una corsa naturale ma non estrema. Ma per capire per chi sono adatte partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 261 grammi, 213 nella versione femminile US 7, Drop 5 33 mm nel tallone, 28 nell'avampiede, comunque utilizza un rocker abbastanza pronunciato, quindi la sensazione è che il drop sia potenzialmente più elevato, soprattutto se correte di avampiede. Full disclosure, questa scarpa mi è stata fornita da Top Athletics Italia per effettuare la recensione, ci ho corso un'infinità di chilometri, sono purtroppo in ritardo per la recensione stessa, ma comunque con Davide vi raccontiamo le 10 cose che ci sono piaciute, le 2 cose che avremmo cambiato e partiamo ovviamente dal numero. A livello di numero è stesso numero che avete sia in casa Topo che per me anche per le altre scarpe. Il piede comunque stava dentro abbastanza bene e comunque nella parte dell'avampiede c'era molto spazio e le dita si distendevano molto bene. La Phantom 3 utilizza una maglia ingegnerizzata, ma fa più figo dire mesh engineered, che dal mio punto di vista è davvero molto traspirante, è in una colorazione molto simile alla Mercedes di mia moglie. Mi è piaciuto il fatto che lo spazio nell'avampiede sia davvero importante e questa cosa vi consente effettivamente di correre in maniera piacevole. Tomaia, diciamo classica in casa Topo, traspirante e una buona linguetta abbastanza paffuta nei punti giusti, che comunque lasciava abbastanza libero il piede e faceva il suo lavoro, diciamo, ecco. L'aficionado del canale sa sicuramente che Topo utilizza materiali premium e al tempo stesso una costruzione abbastanza tradizionale, in questo caso a livello di linguetta non è a soffietto, mentre utilizza un doppio nastrino che effettivamente consente un bloccaggio del piede, anche garantito dal fatto che il tallone è comunque molto anatomico. A livello di allacciatura, le allacciature diciamo di Topo non mi fanno impazzire, perché quando tiri un po' i lacci poi tendono a ritornare come erano e quindi devi tirare tanto per far sì che tenga la tenuta del piede, però per il resto comunque i lacci piatti e fini garantiscono una buona allacciatura, un buon nodo che comunque tiene. L'intersuola di questa scarpa è con il classico zip foam, che è una mescola in Eva ma classicamente diversa rispetto al modello precedente, perché in effetti è leggermente più morbida grazie al fatto che è stato aggiunto un inserto molto morbido, ma ovviamente stiamo parlando di una scarpa che è davvero stabile e che comunque rispetto a quelle presenti sul mercato è forse nella versione un po' più secca. L'intersuola è sicuramente probabilmente una delle più morbide, diciamo, in casa Topo a livello di scarpe da lente, garantito anche da questo materiale più morbido nella zona del tallone interno. E anche tutta la mescola interna che sostiene, diciamo, l'arco plantare comunque è bella, bella morbida. Per essere una scarpa minimalista il piede è ben protetto, ma allo stesso tempo riesce a lavorare bene e sentire bene il contatto con il suolo. Tra l'altro sarebbe davvero morbido se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno curiosi. Drop 5 è comunque basso, ma allo stesso tempo sembra di mettere una scarpa normale con drop molto più elevati, quindi questo per chi non è abituato a usare scarpe minimaliste sicuramente può aiutare. E poi comunque la scarpa è abbastanza flessibile, il piede lavora bene e anche il tipo di battistrada ti permette di sentire bene tutto il contatto con il suolo e di migliorare la propria eccezione del piede, che ogni tanto aiuta a prevenire anche gli infortuni, ecco. Sì, la scarpa comunque è abbastanza stabile, essendo comunque bassa, non ha drop elevati, anche nei cambi di direzione non c'è grossi problemi di instabilità. Mi è piaciuto molto lo spazio nella zona della conchiglia del tallone, comunque molto spaziosa, che permette di far lavorare bene tutta la catena posteriore. È abbastanza flessibile, quindi anche il tendine c'ha tutto il posto per muoversi correttamente. A livello di battistrada, secondo me ci sono 3 caratteristiche. In primo luogo, che utilizza una gomma super premium che è destinata a durare. D'altro canto, con questa struttura flessibile potreste effettivamente
correre in maniera piacevole grazie appunto al fatto che ci siano diverse scanalature, al tempo stesso la presenza della gomma esposta è solo nel mesopiede e tra l'altro effettivamente è comunque molto durevole. L'Euro di battistrada è un ottimo battistrada che, come anche altri, per esempio sull'Atmos, non si consuma per niente, anche se sembra che si consumi, però in realtà, essendo molto gommato, con poca intersuola in vista, riesce a garantire sia stabilità ma allo stesso tempo durata nel tempo. Per averci fatto comunque un po' di chilometri io e anche Massi qualche chilometro in più, a livello anche di intersuola in vista qua sembra quasi come nuova. A livello di utilizzo suggerisco questa scarpa per chi pesasse meno di 70 kg e cercasse una scarpa comunque ammortizzata, ma sappiate che è davvero neutra. Ovviamente è possibile estrarre la soletta, che in ortholite è molto premium, e per chi cercasse una scarpa stabile e volesse utilizzare i plantari personalizzati, questa cosa si può fare. Questa scarpa è sicuramente adatta a chi magari è già abituato a correre con le scarpe minimaliste, ma comunque cerca una via di mezzo che non è troppo aggressiva, con poco drop o poca mescola, ma allo stesso tempo vuole provare ad affacciarsi un po' a questo mondo. La paragono un po' all'Atmos, anche se all'Atmos c'è molto più materiale, però anche in questa comunque ce n'è di più rispetto ad altri modelli che abbiamo testato. Inserire una scarpa di questo tipo nella propria rotazione scarpe sicuramente aiuta a rafforzare il piede, tutta la parte di propriocezione, di rinforzo di caviglia e tendini, che sicuramente fa bene. Questa scarpa va bene un po' per tutti, nel senso, ovvio, non si può portare a super ritmi, però i suoi 3.40-3.50 secondo me ci può arrivare tranquillamente, e a livello di andature, proprio diciamo come lento, secondo me il ritmo è giusto dai 4.30 in su, quindi anche per tutti gli amatori che vogliono farsi la loro corsettina più che adatta, ecco. Abbastanza morbida, come detto prima, anche nella zona del tallone, per chi magari appoggia di più di tallone, garantisce sia stabilità, perché non è poi così super morbida, quindi il piede non va un po' da tutte le parti, ma comunque sia morbida che stabile, ti permette di non sovraccaricare tutto il tallone se si appoggia di tallone, ecco. E anche in avampiede di materiale ce n'è, ma allo stesso tempo non così tanto, però ti permette di sentire un buon contatto col terreno e ad avere un po' di protezione. Quello di distanze, io ovviamente non consiglio di fare super distanze con le scarpe minimaliste, di inserirle gradualmente se non siete abituati, però comunque ovvio, non le consigliere per fare i lunghi, però per i classici lenti infrasettimanali o qualche variazione va più che bene. Ovviamente non sono tutte rose e fiori dal mio punto di vista, sono due i problemi di questa scarpa. In primo luogo il fatto che la mescola Zip Foam è sicuramente più morbida rispetto ai modelli precedenti, ma non così morbida, e questo potrebbe essere un problema per chi cercasse invece un'ammortizzazione sul cuscino. D'altro canto l'allacciatura è buona ma non perfetta, soprattutto perché è abbastanza tradizionale e quindi per alcuni potrebbe non essere una soluzione vincente. Difetti secondo me non ce n'è, come anticipato prima, sì, forse l'allacciatura che è un po', cioè a me personalmente non piace tantissimo come vengono tirati i lacci, però per il resto fa il suo sporco lavoro, nel senso reattiva, stabile, abbastanza ammortizzata, traspirante, è un'ottima scarpa da inserire nella propria rotazione. A livello di durata, secondo me 700-800 km li fa senza problemi, anche perché la mescola è abbastanza dura e reattiva, ma non è troppo morbida, quindi non si consuma tanto, e anche il battistrada comunque è ben rafforzato nei punti giusti di contatto al suolo. Ma la tomaia, no, secondo me è abbastanza termosaldata bene nei punti giusti, a contatto con l'intersuola si sente una parte più rigida, quindi sicuramente sono stati fatti dei miglioramenti appunto per evitare tutti i vari tagli tra intersuola e tomaia. Poi bisogna vedere magari dopo 800 km come si presenta, ma secondo me fa il suo sporco lavoro. In conclusione raccomando questa Topo Phantom 3 a chi cercasse una corsa naturale, non fosse effettivamente sovrappeso e volesse una stabilità importante con uno spazio nell'avampiede altrettanto importante. Mi è piaciuta
tantissimo, ora si trova davvero anche scontata, metto qua sotto il link per l'acquisto. Voi nel frattempo sei strong, keep running, ci vediamo alla prossima, scrivetemi quali altri video vorreste vedere nei prossimi giorni. Grazie, ciao, alla prossima.